Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti all'altro giornale Channel. Siamo qui oggi con due ospiti a cui do il benvenuto. Ciao Simone Biasci. Ciao a tutti. Ciao David Tani. Ciao a tutti. Eccoli qua, sono i miei ospiti di questa puntata Mondo Cicletta che va in onda tutti i venerdì alle ore 18, quindi vi do appuntamento per questa trasmissione che si parla solo di ciclismo. E dato che parliamo di ciclismo, io parlo anche di amicizie, no? Perché il ciclismo è un mondo dove comunque viene sempre legato da quello che è la linea dell'amicizia, la linea del ritrovarsi. Ed è proprio per questo che parliamo con loro due, i protagonisti di questa giornata, dove così, diciamo per la quarantena, poi ci spiegheranno com'è andata, che cosa hanno fatto, parliamo di questo gruppo che si chiama Gli Irriducibili Non Possiamo Circolare. Quindi siamo qua con i due amministratori che hanno avuto un'idea straordinaria, che ci sta legando tutti alla pagina per vedere appunto ricordi, fotografie, amici. Però lascio lo spazio a voi e cominciamo a raccontare com'è nata questa pagina. Beh. Vai, Parto io, Davide. Vai, Paolo, sì, Paolo, Davide, inizia. Sonia non ci è presentato comunque. Cosa? Non ci è presentato, cioè ha detto dei miei amici. Vi voglio presentare bene, voglio che poi siate voi a presentarti, a presentarvi un pochino bene, no? Intanto parliamo di come è nata e perché è nata soprattutto. È nata sotto un'idea mia, ma è partita con il gruppo su WhatsApp, che noi avevamo già un gruppo e abbiamo già un gruppo su WhatsApp di amici dove fa parte un po' di gente toscani, ex professionisti, gente comune, ma inerenti tutti al ciclismo. Da lì, da questo gruppetto di WhatsApp, che noi ci parlavamo in continuazione tutti i giorni, eravamo in contatto, con il discorso del coronavirus, dissi: ma perché mi venne in mente di ricollegarmi non solo a questi ragazzi qui, ma a quelli che abbiamo fatto un po' la storia del ciclismo dei miei anni, i ragazzi Ecco, è che proprio a ho questo perso volevo negli anni. legarmi. Proprio a quello volevo legarmi. Anche tu hai corso da professionista con delle maglie importanti e so che insomma sei stato anche un corridore di un certo rilievo. Ecco, adesso qua No, ci sono le. un Un modesto gregario, no? corridore, è un gregario, un modesto gregario. Sì. Quindi poi vedremo le fotografie, le immagini. Comunque hai anche vestito la maglia Mapei. Sì, ho avuto la fortuna di. Ho avuto le fortune, un componente della fortuna nella vita ci vuole. Io ho avuto la fortuna di stare vicino all'abitazione di Michele Bartoli e quando già ero dilettante con lui, poi sono passato professionista in una piccola squadra di Marino Basso e io mi allenavo tutti i giorni con Michele. Fino a che dopo lui ha capito com'ero io, quello che potevo far comodo a lui, per quello che gli potevo far comodo a livello di gregario, e mi ha voluto con sé in squadra. E di lì è iniziata un po' la mia strada nel mondo del professionismo legata a lui, dall'ASICS alla. Quindi una carriera, insomma, comunque con delle maglie importanti, come dicevo. Simone Biasci, tu invece, insomma, mi ricordo di te con le maglie della Mercatone, la maglia Saeco, insomma, no? Anche tu delle grandi maglie sei riuscito a portare nella tua carriera. Sì, io probabilmente rispetto a Davide avevo anche uno spunto veloce, quindi oltre a fare un lavoro per i capitani, qualche soddisfazione me la sono tolta. Vincere professionisti non è mai facile, e quindi, anche se purtroppo la mia carriera da professionista è durata pochi anni, quello che potevo dare, quanto soddisfazione mi sono levata. E come diceva Davide, tornando al gruppo, Davide ha avuto questa intuizione di aprire una pagina Facebook, nel primo momento sempre legata alla nostra gruppo chat, e poi abbiamo deciso poi in sinergia di aprirla a tutti, perché comunque
ci sembrava giusto che qualcuno potesse sulla nostra pagina, una volta diventato un membro, mettere in risalto i ricordi, no? Da quelli che potevano essere da bambino, addirittura al ciclomatore stesso, che ora sta correndo e nel suo mondo si sta levando soddisfazioni. Ci è scoppiato poi una bomba in mano, nel senso, noi non si pensava poi, probabilmente anche il momento ora che stiamo attraversando, che tanta gente si iscrivesse e iniziasse poi a pubblicare foto di ogni epoca, di ogni categoria. Probabilmente è stato il momento giusto che la gente ci si è ritrovata in questa pagina. Poi parliamoci chiaro, che ha corso in bicicletta e gli piace di mettersi in risalto anche a distanza di tempo, no? Perché comunque l'agonismo ti porta a correre per vincere, ricordare i ricordi, credo sia una bella cosa per tutti. Per ora stanno benissimo. Sì, anche perché quando io ho avuto l'invito per questo gruppo eravamo circa 130 persone, siamo arrivati a oltre 4.000 e più, ci sono inviti in attesa, giusto? Sì, volevo dire anche Davide qua. Sì, ci sono tanti ancora inviti aperti, poi si sa, le notifiche su Facebook scorrono via, quindi gente che ha avuto 10 giorni fa una notifica non ha capace nemmeno vista, però è giusto crescere a questo punto qui ora piano piano. Siamo già a un ottimo numero, l'importante è che la gente poi gli piaccia quello che viene pubblicato o si pubblica poi sulla pagina. Poi anche Davide ti può parlare ora di iniziative che certo, assolutamente. Stiamo un po' parlando, spesso ne parliamo. Ma parliamo un po' di un ipotetico mega ritrovo, no? Tra tutti quelli che si sono iscritti nella pagina, no, Davide? Sarebbe molto bello, anche perché si parla un po' di tutte le categorie, no? Si parla delle corse dilettanti, i vecchi juniores, i vecchi dilettanti, no? Quindi vedo delle fotografie che hanno dei ricordi veramente che sono indelebili. Sarebbe veramente bello fare un ritrovo, no? Che dici, Davide? Ma guarda, sarebbe un sogno, sarebbe una cosa bellissima, è un sogno. Oltre a ritrovarci, potrebbe diventare anche un evento annuale, no? Il ritrovo degli irriducibili in qualche posto dove ci possono anche accogliere tot persone, perché si sta parlando di un numero elevato, e sarebbe un sogno, perché immaginatevi voi gente che 20 anni, 30 anni fa ci hai corso quando avevi 15 anni, 16 anni. Prima eravamo avversari, ci scontravamo in corsa, ci scannavamo, era un agonismo, la gara in sé ti portava a questa competizione. E ora, che è passato degli anni, che siamo tutti a livello zero, abbiamo smesso, ma abbiamo coltivato ancora la passione per la bicicletta, questa cosa qui ci accomuna molto e ti rendi conto che siamo tutti alla pari ora, abbiamo tutti smesso, portiamo avanti la nostra passione, e un ritrovo, parlare del fatto sarebbe fantastico. Con Simone, con il nostro gruppetto, una volta o due all'anno o di più ci troviamo c'è in programma così settembre-ottobre di fare un piccolo ritrovo, buttarlo poi dopo sulla pagina zona Firenze. Ne stiamo parlando. Dico che saranno dei numeri, però Toscani, scena, un aperitivo anni, sarebbe bellissimo. Questo sarebbe veramente bello, sarebbe fantastico, no? Anche perché io vedo, no? Io non sono mai stata una ciclista, però comunque faccio parte un po' del mondo, no? Un po' per l'organizzazione di mio papà, un po' per il negozio che avevo, un po' comunque per la cultura che abbiamo sempre avuto a casa nostra. E ti ritrovi a volte con vecchi amici ed è inevitabile, no? Parlare di ciclismo, ti ricordi, hai visto quello e ti ricordi quell'altro, ti ricordi a quella corsa, quindi diventa, no? Veramente un complotto, no? Perché siamo una grande famiglia, come si diceva, mi metto dentro anch'io, anche se i dialoghi non mancano, perché le avventure sono state talmente tante che è bello anche
ricordarsi, è stata un'avventura. Dai, raccontiamoci qualche aneddoto che ci fa sorridere, magari di qualche membro che c'è nel gruppo, dai, così a ruota libera, dai, prendiamo il tema. Ma aneddoti, ce ne sono tanti aneddoti, perché nel gruppo parli di Facebook, perché ci sono degli aneddoti di allenamenti fatti. Simone ha già il sorriso in faccia, guarda, no, lo sta già sorridendo Simone. No, sai, ce ne sono tanti aneddoti dietro le corse. E che poi quando stai insieme tutto l'anno, giri alberghi, giri, si può dire, il mondo, che comunque anche Davide, penso come me, abbiamo girato quasi tutto il mondo, può succedere di tutto, dagli aeroporti agli stessi alberghi. Mi ricordo un anno alla Parigi Tour, che per andare a correre avevamo organizzato un volo charter con tutte le squadre italiane, quindi un volo solamente per noi corridori. Finita la corsa, che tra l'altro è una corsa dura e lunga, quando siamo arrivati in aeroporto, praticamente l'aereo che eravamo da prendere aveva spento i motori e l'aeroporto di Turca era talmente piccolo, non avendo per far ripartire il generatore e far ripartire l'aereo, praticamente siamo rimasti bloccati lì. In poche parole, nel giro di 2 ore, mentre l'aeroporto stava chiudendo, cosa avete combinato? Padronanza totalmente dell'aeroporto, quindi è successo di tutto. E giravano i pullman nel cortile, si faceva le corse dei pullman. Insomma, è successo di tutto. Ci hanno portato a cena per cercare di non fare troppo, di sfare questo aeroporto, perché ovviamente era una padronanza incredibile. E siamo tornati la mattina a casa. Praticamente io alle 9 ero in Toscana a accompagnare fornasciare e cipollini a casa dal giorno prima, che quindi tutte cose che succedono, no, aneddoti che dietro le cose ne succede tanto, questo uno dei tanti. Però sono voluto tornare al gruppo dicendoti che il gruppo poi è servito, nel mio caso, ma penso per altri, a rivedersi in fotografie che non pensavi neanche che esistessero, no? Che ti ci ritrovi, anche belle foto, e poi ritrovare i compagni. Io da parte mia ti posso dire, sono stato anni a cercare Gianluca Tarocco, che è stato un grandissimo nelle categorie. Ricordiamo, campione del mondo, anche il nostro veronese Gianluca Tarocco. Ha fatto mondiali, insomma, ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere nelle categorie giovanili, è stato un grandissimo rivale mio, ci siamo scontrati anche sul photo finish, quindi c'era questa grossa rivalità, ma veramente una stima impressionante tra di noi due. È uscito dal ciclismo lui tramite la pagina, con circostanze di persone che conoscevano, ho avuto il suo numero di telefono, che a distanza di anni mi sento fare, l'ho ricontattato, è stato veramente... Ecco, vedi, già da questo possiamo prendere spunto che sarebbe bello anche ritrovarsi in questa trasmissione, no? Magari qualcuno vede la trasmissione e dice: ha un ricordo da condividere con David, con Simone. Sarebbe proprio anche un punto di ritrovo, potrebbe essere un'ottima idea per la nostra trasmissione. La voglia è stata importante anche per quello. Io ho una vita che volevo cercare di trovarla, visto poi passa giorni, passa mesi, passa gli anni, che poi ognuno è coinvolto nella propria vita, nelle cose problematiche e non... E in questo caso ho deciso, mi hanno dato il numero, non ho fatto altro che chiamarlo, e appena si ripartirà in maniera più, diciamo, normale rispetto a ora, spero di andare su, quando sono anche su per lavoro, di incontrarlo per magari una cena. Ecco, questa è una delle tante cose dove... Certo, potrebbe essere, no David, potrebbe essere veramente un appuntamento fisso, anche il ritrovarsi anche proprio in maniera visiva, no? È vero che una trasmissione è un mezzo, però potrebbe essere sicuramente una cosa simpatica. Ma penso che sia bellissima una cosa così, poter ritrovare persone, che anche a me ora, che ha rammentato Tarocco, io mi ricordo il Dusica Tour, da Uniores in Maglia Azzurra con Magrotti, Martinelli, io e Tarocco, cioè a ritrovarci dopo tanti anni, avevamo 16-17 anni, a ritrovarci ora, come sarebbe bellissimo anche potervi parlare di quelle esperienze.
Niente, la pagina è stata bella anche perché ti ha fatto rincontrare queste persone che pensavi di aver perso, invece ci ha avvicinato e c'è un modo anche di salutarci normalmente. C'è un piacciolismo, ti fa uscire anche dalle tasche, no? Alla fine poi sono passati, si parla di gente che è passato 30 anni e apri una pagina, la ritrovi lì e la saluti come averla vista ieri, capito? È questo la bellezza poi alla fine anche di questi social che ti permettono di fare, che non esiste neanche più la lontananza del tempo e sia nei chilometri, perché apri Facebook e ti Rocco che era 30 anni che non lo vedevi, ciao Gianluca, ti ricordi? Dusi che sì, ciao, sembra che poi dopo il tempo non passa mai. Il tempo non passa mai, ma questa è anche una forma fra noi ciclisti, eh? È una forma secondo me fra noi ciclisti che ti avvicina molto, non c'è una distanza fra il campione o si vede, siamo cittadini del tu, ciao, come stai? E questo è il bello. Sì, anche perché in questo gruppo c'è gente che ha lasciato totalmente il ciclismo, giustamente per il lavoro, yeah, per la famiglia, per quant'altro. E poi, insomma, in questo gruppo ci sono anche persone che sono ancora all'interno del ciclismo, comunque, o come direttori sportivi o come amatori, perché diciamo che questo gruppo è aperto a tutte le categorie, cioè non ci sono solo gli ex professionisti, ci sono anche chi ha fatto delle categorie minori o chi magari è stato dietro le quinte, come potevo essere stata io. No, è il ciclismo, qui non c'è categorie per me, qui non esistono delle categorie giovanili, dilettanti che hanno vinto 30 corse, questo è ciclismo. Il bello, il ciclismo, vedere dei bambini sulla pagina, vedere le donne sulla pagina, vedere gli amatori sulla pagina. Per me non c'è il professionista che ha vinto 30 corse, il dilettante ne ha vinte 30 e focalizzarsi solamente su questo. Per me questo, questa pagina, l'idea è stata di parlare di ciclismo a 360 gradi. Infatti l'ho scritto un post e dire mi piacerebbe vedere sulla pagina anche fotografie di amatori, bambini, donne. Il ciclismo, questo è il ciclismo aperto a 360 gradi. Beh, sicuramente è una bella esperienza, no? È un bel modo proprio di comunicare, di tener vivo, soprattutto anche in questo momento, come diceva Simone prima, di assoluta, insomma, tristezza, di assoluta preoccupazione, però un sorriso lo facciamo tutti quando apriamo questa pagina, no? Dove vediamo le vittorie, dove vediamo qualsiasi immagine dove riguarda noi, no? A vedere delle fotografie di 30 anni fa di come eravamo, e di cui eravamo anche vestiti, delle biciclette, ti viene anche fuori una risata. Però io ho notato molto anche una cosa su questa pagina, a vedere le fotografie di una volta, la gente com'era appassionata veramente al ciclismo anche a livello giovanile, che oggi guardiamo le corse giovanili che è, diciamo, il polmone, è la linfa vitale di un futuro. Prima andavi a vedere le corse degli avi, nei miei tempi era pieno di gente, oggi viene a mancare un po' questa cosa qui. Noto un po' questa cosa. E la gente prima sulle strade piena, agli arrivi, è cambiato tutto. Le foto degli arrivi di prima, pieno di gente, pieno di gente. O comunque, vabbè, questo... Ma io ho un ricordo di una premondiale dove tu eri venuto a Caprino, Simone, mi ricordo, che adesso non mi ricordo che piazzamento avevo fatto, comunque in podio eri, giusto? Quella sì, corsa premondiale che avevo organizzato mio padre. C'ho anche la foto, tra l'altro me l'hai fatta vedere quella foto lì che tieni la spiga, Esatto. Era la premondiale che in finale si rimase io, Tarocco, proprio Gianluca, mi staccò nell'ultimo strappetto, arrivò primo lui... E secondo io, allora una bella corsa. Scusa se ti interrompo.
Vai, vai. Se ti ricordi l'anno, se ti ricordi l'anno della premondiale di Caprino Veronese, perché c'ero anch'io a quella no, corsa... ti eri passato dilettante, te l'ha fatta il primo anno, nell'87 allora, io ero il primo anno. Quella che si è fatta l'anno dopo, nell'88, te eri passato dilettante. Allora io mi ricordo che... A Caprino Veronese... Esatto, ma io mi ricordo che quell'anno lì veramente abbiamo dovuto defluire la gente, proprio che si parlava del discorso proprio spettatori, abbiamo dovuto defluire la gente perché c'era non l'ultimo chilometro come si è abituato a vedere in quasi tutte le corse, ma veramente su tutto il percorso c'era tanta gente, veramente tanta. Vabbè, quella era una zona ricca di tifosi, no? Comunque, sì, come certo. Da noi ci sono dei posti che... Non esiste il calcio e c'è solo ciclismo, quindi lì sai, quando c'è una corsa nel paese vedi proprio tutto il paese scendere in piazza perché il ciclismo è amatissimo. Però sono calati più che altro i numeri tesserati, ormai meno squadre. Sì. È problematica fare le corse per le prefetture, chiedere permessi, sono più difficili. Quindi sì, il ciclismo diciamo, non sta a livello di numeri. E navigando molto bene a livello giovanile soprattutto, e quindi potrebbe essere un problema, però questo sono discorsi che penso in federazione stanno bene e bisognerà fare il possibile per salvaguardare il poco che rimane a livello giovanile, se no sarebbe, secondo me fra 10 anni sarà un problema per il ciclismo quando non ci sarà più di cambio generazionale. Però mi viene in mente, no? Mentre tu stai parlando, un'idea quasi, quasi pazzesca, sarebbe bello fare una corsa, no? Tutti assieme, con la nostra maglia del cuore, no? Vabbè che magari non ci si sta più dentro perché magari gli anni passano e i chili aumentano, però sarebbe proprio bello fare, no? Con la maglia di appartenenza proprio del cuore, no? Con le squadre, sarebbe bello fare una sorta di gara amatoriale, no? Che non vince nessuno ma solo di rappresentanza, potrebbe essere guardiamo. Un'idea. Sonia, parliamo di un raduno, una gara. Sì, dai, raduno, hai ragione. Mi sono espressa male io, hai ragione. A Desenziano del Garda, lì a Peschiera del Garda, facciamo un raduno degli riusciamo là, facciamo 50-60 km. Mamma, sarebbe fantastico. No? Guarda, stiamo parlando anche in futuro di organizzare qualche evento del genere, magari dare in beneficenza quello che può essere una cifra simbolica quando ci ritroviamo, quindi neanche da chiedere chissà che cosa. Uno potrebbe dare cosa gli pare, secondo me, un euro, chi 10 euro, chi 30 euro, ha uno scopo anche benefico. Però quelli saranno tutti i progetti che in futuro affronteremo. Ora, purtroppo, credo che quest'anno sarà un problema per tutti, soprattutto gli eventi di massa, non credo che saranno fatti in questo anno, purtroppo. Sì. Purtroppo la situazione è veramente critica, veramente. Beh, io penso che comunque, Simone, questa sia un'idea assolutamente geniale. Quindi, insomma, amministratori, datevi da fare, che appena si può uscire possiamo veramente organizzare questa cosa che sarà, penso, unica cosa a livello, non dico nazionale, ma magari anche mondiale, no? Sì, le idee ci sono. Considero che oggi siamo io e te a presentare un gruppo di 29 persone attualmente, che noi siamo ormai in questa chat da un po' di tempo. C'è molta sinergia e quindi nel momento opportuno che poi ci ritroveremo con gli altri, che è giusto che poi non siamo le due basi a decidere, che poi ci vuole la collaborazione di tutto quando vai a innescare un'organizzazione per poter fare una cosa del genere, c'è bisogno di tutti. Certo. E quindi affronteremo con calma, perché tempo non abbiamo, l'importante è che poi la gente continui ad avere interesse a questa pagina. Ho visto che purtroppo qualcuno che all'inizio pubblicava delle loro vittorie o foto, ora se le sta pubblicando solamente nel proprio profilo, no? Secondo me da una parte ci rimane male perché potrebbe fare una doppia condivisione, no? Anche certo. Perché secondo me in un profilo totalmente legato al ciclismo, sicuramente a parte chi ha nel profilo proprio amici, su una pagina del genere amplificata al quadrato, no? Una vittoria, quindi secondo me è anche più bello amplificare nel momento che vuoi far vedere che hai vinto una corsa, però queste sono cose personali, però mi piacerebbe che tanti tornassero oltre al loro profilo a mettere anche sulla pagina, anche perché le vittorie sono belle, qui quando vedo le volate mi piace analizzare tutto,
addirittura quanta gente c'è col capo all'indietro per vedere, capito, il piazzamento, vedi le persone. Quindi speriamo. Poi c'è da dire, Sonia, poi mi chiedo, mi bavagliate, che è bello vedere tanti giornalisti che sono diventati membri, tipo Alessandro Brambilla, che è un po' l'enciclopedia, no? Certo. Del ciclismo italiano e non solo, e che spesso pubblica lui delle foto, spesso fa dei commenti piacevoli su tante foto di vittorie di tutti, ecco. Per dirti Brambilla, ma ci abbiamo altri giornalisti che qualcuno ha parlato anche in privato, che è rimasto contento di questa idea. E ti ripeto, noi ci è venuta in mano non volendo questa situazione, capito? Noi si creava una pagina, soprattutto per mettere le foto nostre, no Davide? Se ti mettiamo in risalto un po' di vittorie nostre, capito? Poi invece... Io poche, Simone, io ne ho poche. Eh? Io ne ho poche. Vabbè, ho capito, ma guarda, solo, io non parlo solo di professionismo. No, scherzo, poi nel gruppo nostro c'è Paolo Fornaciari, insomma, che ha fatto una carriera anche lui simile a quella di Davide, quindi un grande lavoro di gregariato. C'era da Elli Mauro, che nonostante sia bergamasco, e Dani sta a Livorno e ha trovato una compagna qua, ha fatto i figlioli qua a Livorno, è uno dei nostri, insomma, l'abbiamo inserito perché sicuramente nella scelta nostra siamo tutti dei brillantoni, cioè cosiddetti guasconi toscani come siamo noi. Quante mitragliate vengono dette in chat dalle cose serie, perché poi si parla anche di politica, nonostante Davide non vuole. Sì, dai, escludiamo questo argomento, anche, che penso che Federico, anche la chat che abbiamo voi. No, io lo faccio, si parla... Dice Federico che dopo si scalda troppo, paura di prendere l'infarto. Ecco, abbiamo, esatto, allora infatti mi ci metto anch'io, no? Conosci, abbiamo Federico Sonia. Grassi, esatto. Federico Grassi è proprio il portavoce della politica italiana, no? Nel gruppo. No, che salutiamo anche, che sicuramente... È molto doloroso. A cavolate, nel senso, poi il bello è quello, anche lì a 360 gradi, no? Ci può essere la mitragliata seria di politica alle più grosse sciocchezze che può succedere, però per dirti, quindi niente, dai, siamo fiduciosi, speriamo. Ma perché che... questo nome? Ma perché questo nome, gli irriducibili? Perché? Da dove nasce? Qua, qui Davide spiegalo, perché sembra, poi lo spiega Davide, sembra che questo nome qui sia attribuito al momento di ora, no? Quindi irriducibili, non possiamo circolare. Però in realtà Davide, lui, visto la chat è partita da lui, la pagina là è partita da lui, giusto che lo spiega lui. No, ma indipendentemente dalla mia idea, io sono stato, guarda, lo dico qui pubblicamente, io devo ringraziare Simone, che poi dopo ci siamo... fusi fra un gruppo che avevo creato io su WhatsApp e un gruppo che io avevo chiamato il mio gruppo irriducibili. Simone aveva creato un gruppo Non Possiamo Circolare, ci siamo sentiti e detto uniamo questi gruppi, che l'irriducibili, torno un passo indietro, l'irriducibili è nato perché per me noi ciclisti abbiamo una storia, abbiamo ognuno ha la sua storia e siamo degli irriducibili. Irriducibile è uno che non si è irriducibile, è quello che guarda sempre avanti, che lotta. Il ciclismo è il ciclismo che ti insegna la vita. Caschi, ti rialzi, vai. Ma chi tutto ti rialzi e per la vita. Cioè, sei un fino alla fine. E questo l'irriducibile. Per me un ciclista, qualsiasi ciclista di qualsiasi categoria, è un irriducibile, perché dà l'anima. Questo è l'irriducibile e che ho dato il nome al gruppo. Il discorso poi che Simone aveva un altro gruppo che l'avevano chiamato, noi ci siamo sentiti un annetto fa e uniamo i nostri contatti ed è venuto irriducibili. Che non possiamo circolare. Sì, ma non possiamo circolare è un fraseggio che si dice noi in Toscana, ecco. Quando uno fa una cavolata o non ci casta niente in un argomento, quindi non dici te non puoi circolare. Ma è anche la cosa buffa
Quindi non è dovuta al Covid, alla situazione no, che è nata, no, proprio, cioè, no, è no, sulla no, completamente. No, per esempio, io spesso dico agli amici quando fanno una cavolata oppure fanno un discorso intestato, dici, te non puoi circolare, per pazienza. Ah, ok, ecco, quindi sì. Abbiamo capito anche... Quindi in realtà sembra una frase per il momento, no? Dobbiamo essere forti e non possiamo circolare, nel senso che non possiamo andare in giro come vogliamo, in bicicletta, però in realtà è una combinazione che viene da fuori che sembra fatta apposta per ora, ma non è così, ecco. Fantastico, davvero. Ragazzi, se non abbiamo altro da aggiungere, io credo insomma che abbiamo un po' raccontato e spiegato questo gruppo. Facciamo un saluto allora a tutti questi irriducibili e anche a tutti quelli del mondo del ciclismo. Vai Davide, saluta tutti e vediamo di aumentare ancora di più questo gruppo. Allora, io saluto tutti e per me siete tutti irriducibili, siete tutti ciclisti irriducibili. Credete in quello che è la vostra passione, oltre a passione ci siamo resi conto che anche vita, la libertà che abbiamo di fronte, che oggi ce l'hanno un po' privata, e ti rendi conto quanto è importante la camminata a piedi, la girata in bicicletta. Allora forze irriducibili a questo bellissimo sport, e che sia uno sport pulito, uno sport fatto di immagini belle. Io parlo della pagina, uno sport bellissimo, che per me il ciclismo è lo sport più bello del mondo. Grazie Davide. Vai Simone, tocca a te ora. Io niente, vorrei ringraziare tutti i membri, perché comunque si sta crescendo, vedo la gente molto entusiasta. Purtroppo dico, ogni tanto qualche link viene rimosso e qualcuno forse ci rimarrà male, ma noi abbiamo deciso di creare questa pagina che fosse solamente totalmente ciclismo vissuto, quindi inerente al futuro, al passato e al presente, no? E purtroppo gente a volte si pubblica dei link pubblicitari, e fa vedere video che non ci incastra niente col ciclismo, e crea polemiche, e noi siamo molto severi in questo, quindi cerchiamo di tutelare questa cosa qui, e quindi i link purtroppo vengono rimossi, e quindi non, la gente deve capire, diciamo, che siamo, solamente siamo in tanti, bisogna rispettare certe regole per far sì che poi questa pagina non venga inquinata da situazioni che poi non vanno più niente a che fare con il civismo, la politica stessa. E purtroppo a volte puoi lasciare un link, va bene, dopo uno vede che uno ha pubblicato una pubblicità, quindi tutti si sentono dovere anche loro di pubblicarsi, capite, capito, attività o negozi, non va bene. Io stesso che lavoro per aziende nel settore del ciclo potrei benissimo, visto che sono degli amministratori, pubblicarmi situazioni pubblicitarie, ma lo evito perché è giusto che sia così. Quindi dico forza ragazzi, da lunedì si inizia a ripedalare, quindi questa è già una bellissima cosa, e speriamo di andare avanti su questa falsa riga, dove è bellissimo vedere un po' le foto di quello che a tutti hanno fatto, quello che è successo anni addietro. Grazie ragazzi, è stato davvero un piacere avervi come ospiti, ovviamente vi ringrazio e ovviamente continuerò anche a seguirvi perché questa pagina mi piace molto, poi speriamo di rivederci più il prima possibile, perché sinceramente tutti abbiamo voglia un po' di ritrovarci e di rivederci. Quindi io grazie di cuore per il tempo che avete dedicato a me, a tutti i telespettatori dell'altro giornale Channel. Do appuntamento venerdì sera alle ore 18, ricordiamolo. Grazie che ci hai dedicato questo tempo. So che hai iniziato questa avventura la settimana scorsa, eri con la mamma di Pantani, no? Con Tonina, certo. Quindi e hai messo sul nostro gruppo, è stata condivisa, probabilmente la prima puntata, ancora tanta gente non sa quello che ti sei messa ora, no? L'idea, certo, del tuo progettino, quindi da parte nostra è un canale aperto, perché comunque penso arriverai a intervistare anche per personaggi più importanti e famosi di me, Davide, che poi è Davide, siamo tutti gli amministratori di 29, e quindi ti aspettiamo nelle prossime puntate sempre anche sul gruppo nostro.
Allora, guarda, come si diceva prima, il ciclismo non è fatto di campioni, no? Alla fine diventa un mondo di amici. Quindi io sono assolutamente orgogliosa di avervi avuto nel mio programma, perché comunque voi siete gli amici, quelli che da 30 anni comunque mi avete portato dei bei ricordi. Quindi sono ancora io che ringrazio voi. Ok. Ciao, grazie ragazzi. Okay. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie ancora. Ciao.